Anche quella Napoli bruttissima che mi ha strappato mia figlia, affacciati ai balconi, esci dai passi e vieni a capire che io stanotte ho avuto le allucinazioni, ho pensato che Giorgio stesse camminando in casa. Hai capito, Napoli bastarda, che mi hai fatto? Se non sei in grado di stare insieme alla Napoli bella, vattene a fanculo, vattene tu via, vattene via da noi. Siete zombie, vediamo anima, vediamo vita, vediamo cultura, vediamo storia, vediamo amici fraterni, giustizia! 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 Noi non possiamo pensare che un ragazzo alle 4 di notte di 16 anni possa girare armato già con precedenti penali per tentato omicidio e probabilmente per che apparteneva a una banda che rubava i Rolex. Sono famiglie che non fanno il lavoro di famiglia, dobbiamo riuscire a intercettare tutti questi ragazzi. Napoli vive un manicheismo assurdo, il bene da una parte e il male da un'altra. I politici arrivano e ci sguazzano in questo, quindi prendono le parti dei buoni. Ma in realtà la situazione è molto più complessa. Penso che quello che non sia cambiato mai è la mancanza dello Stato in certi luoghi. Questa manifestazione dovrebbe essere fatta poi a Montecitorio. Il problema c'è, non lo possiamo risolvere noi da soli. Questa cultura dello sfarzo, del io ti scamazzo perché vengo io, onestamente a me non fa piacere. Non è colpa della musica, è colpa di una mancanza proprio di idee, di cultura. Io appunto faccio rap, ho fatto anche alcuni pezzi trap. Non è la pericolosità della musica, è la pericolosità del messaggio che passa. E oggi il messaggio è troppo banale, troppo effimero, quindi qualcosa bisogna cambiarlo. Giovanni era un giovane, 24 anni, a 13 anni, a 14 anni analizzava le sinfonie di Beethoven. Tutti devono fare la loro parte. Noi siamo stanchi, ma anche se non smetteremo, non basta quello che facciamo noi, non basta assolutamente. Io chiederò di fare una targa dedicata a mio figlio dove è morto. Credo che chiederò tutti, perché qua ci deve stare. Qui morì Giovanni Battista Cutola, un ragazzo che ha protetto sempre e comunque la sua famiglia amicale. Io sto facendo questa battaglia per questi tre bambini. Mai questi tre bambini dovranno uscire di casa e non tornare mai più. Facciamolo per loro, che stanno crescendo in un mondo orribile. Miglioriamo questo mondo, signore. Vi prego, grazie.